Eccoci tornati in diretta, ancora buongiorno a tutti voi amici delle Fonti TV, saluto subito Andrea De Gaetano in studio con me, buongiorno Andrea Alpe, Adre Gestioni SIM. Buongiorno a tutti, grazie. Andrea, lo ritroveremo tra poco, se cominciate a scriverci messaggi poi risponderemo alle vostre domande. Saluto in collegamento Skype Alan Friedman, buongiorno Alan, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Alan, allora una giornata che è cominciata in realtà dopo le ultime notizie di ieri su ArcelorMittal, uno dei temi che volevo affrontare con te, dicevo che è iniziata con questa nuova notizia, nuovo capitolo nell'avvertenza ex Ilva, perché insomma non si spegneranno gli altoforni dell'acciaieria di Taranto sotto il pressing dei giudici, in attesa ovviamente della sentenza del Tribunale di Milano. Sicuramente una buona notizia, ma insomma non c'è molto da gioire, cosa ne pensi? Partiamo da qui. Io credo che bisogna guardare la questione di ArcelorMittal senza emozione e senza demagogia. Purtroppo è stato un oggetto di utilizzo dai politici in Italia in modo, secondo me, irresponsabile. Qui si tratta di un'acciaieria nel sud dell'Italia che qualcuno direbbe strategico per il paese, qualcuno direbbe no. Si può acquistare acciaio a buon mercato e non c'è bisogno di avere un'acciaieria così grande in Italia nel mercato mondiale, non siamo nel 800-900 dove l'acciaieria era strategico. Qui si tratta di una confusione generata originalmente dalle mosse del governo giallo-verde tanti mesi fa, con diversi cambi di posizione sullo scudo penale. Lo scudo penale, per chi non lo sa, è quella protezione per chi investe come ArcelorMittal 4 miliardi di euro, e garantisce 10.000 posti di lavoro e quindi non vuole essere poi rinviato a giudizio per gli errori contro l'ambiente commessi dalla famiglia Riva 25 anni fa. Togliendo lo scudo penale il 3 di novembre di quest'anno ha fatto scattare la pretesa per ArcelorMittal di dire al governo italiano guarda, non ci stiamo perché questo rappresenta un cambiamento della legge e mentre lo scudo penale non è dentro il contratto comunque dice che il contratto può essere chiuso, cancellato se c'è un cambio della legge rilevante, in questo caso scudo penale. Che poi il primo ministro Conte si incontra col vertice del MITL sia positivo, ma a questo punto, avendo sbagliato prima il governo togliendo lo scudo penale, adesso il governo è più debole e probabilmente ArcelorMittal dirà restiamo soltanto con un taglio della forza di lavoro di 50% o qualcosa molto grosso. E oggettivamente, se parlassimo non in termini emotivi, ma in termini di finanza e industria, cosa farebbe un imprenditore se ha una acciaieria che ha subito il crollo di 50% di ordine e di introiti e quindi non è economico produrre con 10.000 dipendenti? Probabilmente è anche giusto che ci sia una riduzione della manodopera, che è un problema più per cassa integrazione che per una nazionalizzazione del Mittal, che sarebbe secondo me un grande errore. Quindi sarà una difficile trattativa e non conta tanto che gli altiforni sono spenti o meno, quello fa parte dell'iter legale, perché sì. Se i commissari importa più la sostanza. Si può salvare Mittal come investitore per 4 miliardi, le loro condizioni sono solo con 5.000 esubri, il governo li mette in cassa integrazione, cosa si fa? Questi sono i temi più importanti. Infatti Alan, visto che con te posso farlo, allora la nostra strappa recita proprio così, ArcelorMittal riusciremo a salvarla con un bel punto di domanda, con la premessa che hai fatto tu, cioè giustamente dicendo c'è chi ritiene questo settore, quindi la salvezza di ArcelorMittal strategica, invece c'è chi ritiene che non lo sia in tempi moderni, cambio la domanda. Secondo te dobbiamo salvarla o no? Mi rendo conto che è una domanda un po' tranchante in questo contesto, però a questo punto vario un po' sulla prima domanda che mi era venuta da fare, insomma.
Ma il problema di ArcelorMittal e il motivo per cui qualcosa va fatto sicuramente non è tanto l'argomento teoretico se avere l'industria siderurgico sia strategico o meno nel XXI secolo, non è questo il tema, è quale sarebbe l'impatto negativo sulla crescita italiana, sul PIL. E qui si tratta di un impatto oltre 20 miliardi di euro, perché ricordiamo che non è solo ArcelorMittal con 10.000 posti di lavoro, ma anche tutto l'indotto e tutti i fornitori, e questo significa 20.000 posti di lavoro. Quindi è una questione sociale, una bomba sociale, quindi il governo dovrebbe comportarsi in modo responsabile. Ripeto, Giuseppe Conte avrebbe sbagliato profondamente, secondo me, giugno scorso a minacciare Mittal di togliere lo scudo penale, come ha fatto giugno scorso quando era primo ministro di un governo leghista più che grillino, e ha sbagliato la seconda volta questo mese. Quindi è strategico, non è il tema. Avrebbe un impatto economico devastante sull'economia? Sì. Quindi bisogna fare qualcosa? Sì. Bisogna nazionalizzare questo? No, perché i commissari non sono capaci di gestire questo business, ci vogliono gli esperti. E quindi alla fine l'unica soluzione potrebbe essere una massiccia taglio del numero di lavoratori. E questo, non so se questo governo un po' populista accetterà. Va bene, io l'ho definita un po' una delle saghe tutte all'italiana, quella del, anche se poi ci sono ovviamente degli attori che non sono italiani e che cercano di salvare in modo presunto o meno l'azienda. Allora, Alan, prima di salutarti, però non posso non chiederti anche un commento sulla situazione totalmente americana. Cioè, abbiamo Donald Trump che si sta muovendo tra ovviamente la trade war, la fase numero uno ancora non si è conclusa, e poi l'impeachment, perché anche questo insomma sta tenendo banco, mentre ovviamente siamo nel pieno forse no, però insomma siamo nella campagna elettorale che ci proietta verso le elezioni, insomma. Quindi come vedi la figura di Trump in questo momento, in tutti questi movimenti, in tutti questi giochi, chiamiamoli così? Trump sta vedendo il pavimento che scioglie sotto i suoi piedi, sta cadendo, e c'è un'implosione di questa presidenza, perché ora abbiamo visto nell'impeachment persone per bene e onesti del State Department, della Casa Bianca, che lavorano per Trump, che sotto giuramento hanno raccontato come Trump ha cercato di usare minacce e estorsione contro un capo di Stato, in questo caso Ucraina, per minacciarlo di non dare 400 milioni di dollari di aiuti militari se il governo di Ucraina non aprisse un'indagine contro il suo rivale politico Joe Biden. Questo si chiama estorsione ed è un reato penale in America. E quindi il presidente avrà il suo impeachment. Questo continua a creare instabilità e incertezza nell'economia, anche insieme con la guerra commerciale che Trump continua a portare avanti con la Cina e con l'Europa. Poi si rilassa, si rallenta, poi rafforza i tassi. Cioè Trump non ha una strategia, è più un giocatore di poker che spera di non bluffare troppo, di andare avanti. Io vedo un rallentamento dell'economia mondiale a causa delle dazi e delle guerre commerciali. Non vedo una fine, una chiusura facile delle guerre commerciali, neanche la fase 1 con la Cina sarà risolutivo. E l'impeachment porterà un processo nel Senato durante il 2020 che creerà incertezza e instabilità politica in America, anche perché il presidente sarà sotto processo per almeno 6 mesi. Anche se poi viene assolto, avremo poi il punto interrogativo di novembre 2020. Chi vincerà la Casa Bianca? Certo. Trump o qualcun altro? Certo. Quindi molta incertezza, allacciate le cinture a Wall Street, perché avremo dei montagne russi nei prossimi 12 certo. mesi. Certo, guarda, l'ultimissima cosa in 20 secondi. Qualche giorno fa però il Financial Times, proprio parlando dell'impeachment, in qualche modo, il Financial Times che non mi pare insomma sia pro o comunque sostenitore di Donald Trump, però ha sostenuto che chiedere l'impeachment, quindi procedere con l'impeachment, sia in qualche modo causare un indebolimento in generale dell'America, un depotenziamento dell'America, a partire ovviamente dal suo presidente. Tu sei d'accordo?
L'indebolimento degli Stati Uniti, di cui il Financial Times parla, io sono d'accordissimo, ma non è legato all'impeachment, è legato al fatto che Trump sta regalando Siria e il Medio Oriente a Erdogan e Putin. Mm. Trump sta facendo le cose che nessun presidente degli Stati Uniti avrebbe mai fatto, ritirando le truppe, passando le basi militari americane in Siria ai russi, e comportandosi in modo che la Russia e la Cina si freghino le mani, perché un presidente così confusionario, impulsivo, anche incompetente, aiuta la Russia, aiuta la Cina in termini politici e economici a crescere e accelera il declino del potere del mio paese, ahimè. Va bene, Alan Friedman, grazie mille, naturalmente ti ritroveremo presto sulle fonti TV, buona giornata, seguiremo con molta attenzione queste vicende, in caso ti chiamiamo immediatamente. Buona giornata, grazie. Arrivederci. Grazie Alan Friedman.